Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi volevo parlare delle melanzane, non tanto per la messa a dimora delle piantine o per la semina, ormai è tardi, io ho comprato le piantine quest'anno e le mie le sto mettendo giù adesso, quindi sono un po' più piccole. Ormai ho perso il giro, ve ne parlo l'anno prossimo di questo. Vi volevo parlare soltanto della potatura, che è una pratica che non molti fanno e onestamente non la facevo neanche io fino a qualche tempo fa. Ho iniziato l'anno scorso timidamente, quest'anno mi sono informato un po' meglio e l'ho messa in atto su alcune piante. Adesso vi faccio vedere poi come faccio io. Nel frattempo mi sono informato e ho chiesto un po' agli amici su Instagram e Facebook, che ringrazio tutti perché mi hanno dato dei preziosi consigli. Molti non la fanno, così come facevo anch'io fino a 2 anni fa, come vi dicevo. E poi mi sono confrontato con alcuni amici che lo fanno di mestiere, fanno questo mestiere qui. Quindi adesso vi posso dare qualche consiglio per come ho imparato io. Poi, per carità, come dico sempre, ognuno ha i suoi metodi, ognuno sa quello che può e non può fare sulle proprie piante, però magari un consiglio o un parere diverso può aprire la mente, ecco. Allora, iniziamo col dire che le melanzane sono delle solanacee, al pari dei peperoni, patate, pomodori, e soprattutto da quest'ultimi prendiamo un po' la tecnica di potatura. Per potatura si intende, almeno per come la intendo io, eliminare le foglie che toccano per terra, quelle piccoline, eliminare i getti ascellari, che sono questi qua, ed attendere la prima biforcazione e da quel punto eliminare soltanto quel getto ascellare lì, se c'è ovviamente. Poi basta, non si tocca più. Almeno come getti ascellari sulle biforcazioni. Qui bisogna fare un po' un distinguo però. Io parlo di un piccolo orto familiare e non parlo di melanzane da vendere al mercato, che devono essere tutte belle, precise, perfette, grandi, polpose. Se lo sono anche nell'orto familiare, bene, ma se c'è una melanzana un po' più piccola, voglio dire, non muore nessuno, non dobbiamo venderla. Quindi, come giustamente mi spiegava il mio amico contadino, dopo la prima biforcazione togliamo quel getto ascellare lì e basta, non la tocchiamo più come getti ascellari sopra le biforcazioni. Poi ovviamente ci regoliamo in base alla vigoria della pianta, perché se vediamo che è un po' debole, stentata, nonostante la concimiamo, ecco, allora a quel punto eliminiamo qualche getto ascellare e le diamo forza. Allora inizierei da questa. Qui ho avuto qualche stress, probabilmente idrico. Inizierei da questa. Queste sono ancora piccole e la biforcazione è appena accennata, quindi la lascerei. Però intanto quelle piccoline, le foglie che toccano a terra, le tolgo, e anche i getti ascellari. Ora ci spostiamo su piante un pochino più grandi e vi mostro qualche altra operazione. Ecco, vedete questa che ha questa brutta foglia, e comunque avrei dovuto toglierla, e in più c'è il getto ascellare, quindi tolgo entrambe. Se si riesce con le mani, bene, se no ci si aiuta con un coltello, perché qui sul tronco bisogna andare a pari. Se invece i rami sono più grossi, lasciamo 1 centimetro dal tronco in modo tale che ha modo di cicatrizzarsi e non si rovina il tronco. Mi avvicino per farvi vedere. Qui c'era un rametto che si è danneggiato e quindi l'avevo tolto, ma si è formato il getto ascellare. Disposto su piante un po' più grandi, guardate questa. No, questa è alta circa un 20-25 centimetri. Qui abbiamo la sua prima biforcazione. Ad ogni biforcazione nasce un fiore, dopodiché i rami vanno avanti, altra biforcazione, altro fiore e così via. Due scuole di pensiero: mantenere sempre soltanto 2 biforcazioni, quindi togliere ogni volta il getto ascellare che eventualmente viene fuori. Altra scuola di pensiero, quella che mi ha insegnato un mio amico che fa questo di mestiere, è quella di togliere invece soltanto il getto ascellare dalla prima biforcazione, che è questa, e gli altri lasciarli, ovviamente sempre in base alla vigoria della pianta, eh. Allora, intanto togliamo i getti ascellari da qui, togliamo le foglie, quelle ormai che hanno finito il ciclo di vita, queste qua. Oh,
Sia chiaro, se non si pota, se non si fa nulla, le melanzane vengono lo stesso. Qual è il problema? È che magari col tempo, col passare delle settimane, vengono frutti sempre più piccoli, sempre più scarni, perché la pianta ha un grande apparato vegetativo, molte foglie, e quindi deve nutrire anche loro. Ecco, qui abbiamo ho lasciato il fiore e ho tolto il getto ascellare. Un altro caso che può accadere è che la pianta faccia due fiori, addirittura in questo caso ne ha fatti tre nella prima intersezione. È troppo, ci sarà un fiore principale che è questo e due fiori più piccoli che daranno frutto, ovviamente tireranno fuori una melanzana, si allegano, però i frutti saranno più piccoli di questo, sempre. Ora qui possiamo decidere se lasciare soltanto il primo fiore, che è quello più grande, che è quello che ha più possibilità di trasformarsi in una melanzana di grosse dimensioni, o lasciarli tutti o lasciarne magari soltanto un paio. Personalmente farei così, tanto li tolgo questo che non gli serve. Lascio il fiore più grande e lascio uno dei due e tolgo uno. Ecco qui. Qui appunto è una scelta un po' che uno può fare. Possiamo decidere la strada che vogliamo fare intraprendere a questa melanzana. Perfetto. Al momento qui come trattamenti non ho fatto nulla, non ho attacchi di afidi, quindi sono sane, al momento sono contento di come stanno andando le cose. Se dovessi avere un minimo attacco di afidi inizierei col macerato di ortica, non reserali ovviamente. Bene, vado avanti con altre potature, vi faccio vedere mano a mano e se avete domande ovviamente o se avete consigli da darmi, perché magari ci sono tecniche diverse che non conosco, se volete scrivermele qui nei commenti. Vi faccio vedere questa, allora tolgo innanzitutto i rami che toccano a terra. Questo era un getto ascellare, tolgo anche lui, tolgo quest'altro getto ascellare, qui abbiamo un altro getto ascellare, quindi abbiamo uno molto grosso con un fiore. A questo punto lo terrei perché c'è già il fiore, dovevo farlo prima. Anche questo rametto qui lo togliamo perché è molto vigoroso e toglie energia alla pianta. Qui mi aiuto col coltellino. Ecco qua. La pianta così ne acquista in vigoria. Ne faccio vedere ancora una. E poi prossimamente vediamo i peperoni, che anche quelli sono da sfeminellare e da potare. Sui peperoni avevo fatto un video all'inizio della mia carriera di youtuber, passatemi il termine, è orrendo come video, quindi lo rifarò quest'anno. C'è la musica che più alta della voce, è qualcosa di veramente brutto, infatti appena lo rifaccio quello lo tolgo. Vediamo il prossimo, vediamo un getto, vediamo un altro. Foglia che a me ormai aveva finito di vivere. In pratica il discorso non è diverso dai pomodori, una volta che avete imparato a fare i pomodori sapete fare anche questo. E lasciamo ovviamente il suo fiore. Faccio vedere l'ultimo e poi vi saluto. Questo è il fiore e ormai lo lascio, purtroppo. Questo qua invece è un getto molto molto forte, molto vigoroso. Qui anche se la foglia mi tocca per terra in realtà mi fa poco perché ho la pacciamatura. Se avessi il terreno invece vivo senza pacciamatura la toglierei una foglia del genere, perché dal terreno vengono su funghi, malattie fungine. Perfetto. Ok. Abbiamo finito con le melanzane, io adesso vado avanti, ne ho veramente molte da fare. Come vi dicevo, prossimamente faremo i peperoni.
È stato un video molto veloce, ma ci tenevo a farlo perché mi mancava nella playlist. Spero vi sia stato utile. Se volete condividerlo, se vi piace, mettete un like. Se volete iscrivervi al canale, attivate poi la campanella, perché sennò non vi arrivano le notifiche dei nuovi video. Sono abbastanza regolare ultimamente, riesco a produrre un video ogni giovedì alle 18. E quindi ci vediamo giovedì prossimo. Buona giornata.